Ha premesso che io non sapevo dell'esistenza di questa personalità che ha anche rapporti con Cortona. Mi sono documentato in questo periodo e ho scoperto questa notizia anche particolare, cioè che lui come prefetto di Palermo sostanzialmente è stato uno dei primi a parlare di mafia e evidenziare la pericolosità della mafia. Certo, ovviamente fa pensare che dopo oltre, diciamo, 150 anni continuiamo a discutere di pericolosità della mafia. Per fortuna però è passata tanta acqua sotto i ponti in senso positivo, perché adesso parliamo di pericolosità della mafia avendo comunque dato colpi durissimi a queste organizzazioni che non sono poi le più di un po' di tempo fa. Ma guardi, io credo che se ne parli quando ci sono fatti eclatanti, ma in realtà il tema è sempre rimasto aperto. Nel senso che il centro è uno dei luoghi nei quali le mafie non sono presenti in modo stanziale, io sono a Perugia e ne ho la riprova di questo aspetto, ma diciamo hanno una capacità di infiltrarsi nel tessuto economico anche perché trovano spesso non ostacoli culturali rilevanti sufficienti. Ovviamente non bisogna preoccuparsi, diciamo, né paragonare queste vicende come quelle del Meridione, però bisogna tenere alta la guardia perché il rischio vero è che oggi si infiltra, domani si possa fare anche altro. Mi sono occupato della figura del marchese erpietano Filippo Antonio Gualterio dal 2013, quando due carabinieri nell'esercizio delle loro funzioni trovarono questo scippo, gli fu comunicato, e da lì partì questa mia avventura. Ovviamente non sono il primo che si è occupato di Gualterio, ci sono stati grandi storici che se ne sono occupati, però la sua figura è molto controversa e la documentazione e la ricerca sono profonde e profondamente frastagliata, di conseguenza è lunghissima da poter affrontare la sua figura per intero. Oggi si svolgerà semplicemente, il mio intervento sarà molto molto breve e mi soffermerò leggermente di più sul suo periodo cortonese e sul suo periodo palermitano, quando diciamo così coniò il termine mafia nell'accezione moderna del termine. Tutto questo partì da un cippo votivo che si trova qui a Cortona, quando Filippo Antonio Gualterio, non potendo andare a trovare la figlia malata di colera, la quale poi morì pochi giorni dopo, decise di far costruire questo cenotafio in sua memoria. Da lì il suo percorso del cursus honorum abissimo, perché è stato prefetto di Perugia, prefetto di Genova, prefetto di Palermo, prefetto di Napoli, ministro degli interni e ministro della Real Casa, per citare alcune cariche importanti. Nacque nel 1819 e morì nel 1874. Sì, Raffaele Cantone, che ringrazio, procuratore capo di Perugia, ma nonché anche concittadino nostro, perché ha già ricevuto qualche anno fa la cittadinanza onoraria. Per noi è una persona che è davvero da lustro a Cortona e non solo, è una persona impegnata anche nel fronte della criminalità organizzata, al contrasto della criminalità organizzata, e quindi diciamo che questo convegno non fa altro che rafforzare la nostra tesi, che è quella di tenere alte le antenne, perché la mafia purtroppo è ovunque e quindi noi dobbiamo essere bravi a parlare alla gente, ma soprattutto a spiegare che è un fenomeno che si può combattere se si sta a rete e si tutti insieme, facendo anche, diciamo, squadra e combattendo la stessa, ma soprattutto anche parlando di legalità. Quindi io credo che questo convegno, questa conferenza non faccia altro che rafforzare questa nostra tesi.